Buongiorno ed eccoci qua invece a studiare 10 ragazze di Lucio Battisti. Allora, io vi ho inquadrato questa pagina che è la 41 in un libro, la 40, la 49 nell'altro, però avete anche tutto il brano, scusate, intero, in un altro, in un'altra pagina che è indicata. Allora, aspettate, è pagina 161 in un libro oppure 237 nell'altro, va bene? Ma mi fermo su questa perché diciamo 10 ragazze indicate nell'altra pagina praticamente non è altro che costituita da due volte queste due linee di pentagramma, va bene? Per cui guardato questo, studiato questo, potete benissimo suonare tutto il brano anche indicato nell'altra pagina che vi ho detto. Come sempre ci sono delle basi differenti, io vi allego sempre tutto, qua ci sono delle basi un po' più lente, una di studio, una comunque con l'accompagnamento, quella nell'altra pagina invece è più che altro d'accompagnamento per la realizzazione finale del brano, ma mi sembra che le due d'accompagnamento siano le stesse. Quindi quello che vi suggerisco sempre, dopo aver suonato gli esercizi precedenti per allenarvi con la lettura ritmica e nella velocità delle semicrome, quello di suonare con l'aiuto, no, di questo o anche della mia videospiegazione, ma anche della base, questo brano. Allora, vediamo un attimino di analizzarlo, di vedere la struttura a livello di solfeggio, no? E come è strutturato il brano. Non abbiamo delle alterazioni in chiave, quindi non ci sono delle note diverse da quelle naturali. Abbiamo un ritornello, ci dice devi suonarlo 3 volte, queste due pagine, scusa, in questa pagina, mentre invece se andate a pagina 161 c'è il ritornello dopo 4 pentagrammi, quindi a pagina 161 lo suonate queste due una volta, ancora un'altra volta ed è finito il brano assegnato e poi tutto da capo. Quindi qua lo dovete suonare per altre 3 volte, praticamente 4 in totale, e là invece è segnato 2 da ripetere 2 volte, quindi il totale è sempre 4. Non si sfugge, quindi va bene così. Allora, non ci sono alterazioni neanche momentanee, ok? All'interno del brano non c'è nessun bemolle, non c'è nessun diesis. Allora, abbiamo delle pause, pausa di una semiminima, quindi 1, pausa sopra la terza linea, quindi che vale, è la semiminima che vale 2, quindi 1 qua della minima, questa che vale 2. Semiminima vale 1, quindi 1, 1, 2 di pausa e poi anche qua la pausa di 1, 1 e qua la pausa di veloce, ok, ci siamo? Quello che abbiamo visto nell'esercizio prima, quindi un la la la, quindi un la la la, veloce, anche qua un la la la. Ed è sempre qua, è sempre questa formula praticamente. Lo trovo sempre con un la la la, un la la la, un la la la, un la la la. Ci siamo? È sempre questa. Quindi questa pausa della semicroma la troviamo sempre quando dobbiamo suonare il la. Quindi ci siamo? Poi invece abbiamo ancora la pausa di 1 di semiminima e la pausa di 2 di minima. Va bene? Dopodiché ricominciamo. Quindi per quanto riguarda le pause, non ci sono battute di silenzio, altrimenti vi ricordo, avremmo magari trovato indicato come pausa per tutta l'intera battuta di silenzio quella segnata, ma in questo caso era anche esatta perché siamo in tempo 4 quarti sotto la quarta linea. Ci siamo? Allora, questo per quanto riguarda la pausa. E qua, come vediamo, abbiamo croma, due semicrome, croma, semiminima. Ok, quindi se noi dobbiamo battere il tempo, faremo la,
re, mi. Cioè io ve lo batto, proviamo a vedere guardando il battere e levare. Intanto vi faccio le mani e ve le faccio in basso o in alto, quindi riusciamo a capire il movimento. Il movimento è 1, quindi è la, re, mi. Re, mi, fa, scusate, re, mi, fa, la, la, 1, 1, 2, la, re, mi, re, mi, fa, la, sol, mi, mi, 1, la, 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 re, mi, re, la, 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 re, mi, re, la, 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 re, mi, la, la, sol, fa, re, 1, 2. Allora, battendolo mi sono accorta che comunque vi ho battuto, ahimè, il silenzio, mentre invece effettivamente se io ho il silenzio lo sento dentro di me, lo batto dentro di me, e forse c'è stata una piccola imprecisione nella battuta, non mi ricordo qua in questa zona, però all'incirca, ah sì, perché vi ho battuto subito sul battere il la, mentre invece dovevo dire la, la, la. Invece ho pensato a un, ma vi ho battuto le mani. No, il silenzio, la pausa vale anche come silenzio del battere le mani, quindi un la, la, la. Quindi io dico un la, la, la. Invece devo aver fatto una scorrettezza dicendovi un la, però l'ho battuto sulla pausa e non è corretto, quindi un la, la, la. Ci siamo? Quindi adesso non vi batto le mani, ma vi faccio, ve lo rifaccio col solfeggio al tempo, quindi prendetene uno o l'altro in considerazione, poi vediamo anche con le posizioni del flauto. Ed è la, re, mi, re, mi, fa, la, 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 re, mi, re, mi, fa, la, sol, mi, la, 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 re, mi, re, la, 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 re, mi, re, la, 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 re, mi, la, la, sol, fa, re. E da capo, la, re, mi, re, eccetera. Avete capito quindi? Quindi anche a questa velocità o forse anche più lento, ok? Però avete capito come funziona, quindi mi raccomando, o lo battete con le mani, oppure datevi sempre, oppure mi mettete anche il metronomo, qualcuno tempo fa l'aveva messo per un'altra cosa, va benissimo, mettete un metronomo che vi indica la semiminima, il battere, quindi tac, 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 quindi questo, quello che sentirete anche nel metronomo, è sempre il battere del movimento, e quindi diventa la, re, mi, re, mi, fa, la, la. Ho battuto con l'altra mano, è come se fosse stato sempre il metronomo, quello lo tiene sempre costante, non corro il rischio di aumentare o diminuire la velocità, va bene? E all'interno di questo movimento invece devo cercare di, solfeggiare, quindi questo è un movimento di un quarto, vuol dire la in battere, re in levare, re in levare e in battere, mi in levare, questo è tutto un movimento intero perché è un quarto, quindi avete capito che 1, 2, 3, 4, ups che brutto non riesco a farlo, sono 4 quarti, quindi ogni battuta ha 4 movimenti da un quarto o suoi sottomultipli o suoi multipli, quindi qua sono i sottomultipli perché vediamo che abbiamo
anche le semicrome, la croma, le semicrome. Poi abbiamo il quarto, ok? Quindi qua abbiamo al posto di una nota sola, che è un quarto, qua ne abbiamo tre, ok? Una da un ottavo e due da un sedicesimo. Fate la somma in matematica. Un ottavo più un sedicesimo fa un quarto, ok? Semplificando, poi fa un quarto, va bene? Invece qua dei multipli, perché abbiamo uno, cioè due crome che fanno un movimento, la pausa di una semiminima che fa l'altro movimento, e poi invece di avere ancora altri due pause da una semiminima, ne abbiamo una da una minima, quindi invece di avere quattro, almeno quattro semiminime o quattro pause di semiminima, abbiamo solo tre, perché questo ne comprende due. Ci siamo, perché è la minima. Quindi ricordiamoci, sono cose che abbiamo fatto all'inizio che bisogna riprendere ogni volta che si studia un brano, perché in questo modo si fa il ripasso sempre, perché poi la musica è una cosa sempre legata una all'altra. Quindi in questo modo è facciamo il solfeggio. Ora vediamo le posizioni sul flauto. Lentamente, vediamo se riesco a batterlo, quindi è lento e facendovi le posizioni, va bene? Evitiamo adesso di suonare, poi al massimo per il suono forse avete anche le basi. Comunque, vediamo le posizioni che con la base non vedete. Ci siamo, quindi è la, re, mi, re, mi, fa. La, la, re, mi, mi, fa, la, sol, mi, la, re. Re, mi, re, la, re, mi, re, la, re, mi, la, sol, fa, scusate, fa, re, ci siamo, sono stata effettivamente lenta, ma volevo che fosse ben scandito il battere, levare. Pronatemi l'ultima nota, invece di fare il fa re, poi quello corretto avevo fatto il mi re, che invece era fa re. Ok, quindi di nuovo vediamolo solo con le posizioni. La, re, mi, re, le vedete bene, no? Re, mi, fa. Questo è un po' più difficile perché re, mi, fa. Non sono difficili le posizioni, sono vicine, ma dovete farlo veloce. Re, mi, fa. La, la. Due. Capite che anche se io devo mantenere sempre lo stesso tempo, mi viene voglia di accelerare, ma se ho deciso di farlo lento, per scandire bene tutto, devo fare lenta anche le pause. Quindi di nuovo vado a battuta 3 e dico la, re, mi, re, capite lento? Re, mi, fa, la, sol, mi. Uno, e qua difficile diventa la, re, mi. Re, la, re, mi, re, la, re, mi, la, sol, fa, re, uno, vabbè, posso lasciare correre uno. Due, mi preparo con la, perché vado da capo, la, re. Avete capito? Fatelo un po' di volte con me questa cosa, anche senza suonare. Fatela con me, ditele in mente le note o comunque seguite le dita. Spero che sia abbastanza, si veda abbastanza anche quando alzo, ok? Perché vi devo mantenere
lo stesso tempo. Questo è importante. Ora facciamolo con il flauto. Vediamo un attimino se troviamo la posizione. Vi ricordo, mettete sempre tutte le dita, ok? E suoniamo. Abbiamo detto che le note vanno dal più acuto il La al più grave il Re. Ok, che è per tutti difficile, insomma, a volte. Quindi, 1, 2, 3, 4. Da capo, quindi ci siamo. Mi raccomando, quindi avete visto in questa registrazione come la struttura del brano, come viene battuto con il ritmo, come viene suonato con il flauto. Poi, una volta presa la ta, 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 la velocità, se volete, ma anche durante l'estate lo potete studiare più veloce, nel senso che vi do una base su cui poi voi davvero fare creare le fondamenta per poi migliorare sempre di più. Quindi la struttura ritmica, la sequenza, la differenza tra quarti, ottavi e sedicesimi, tra semiminima, croma e semicroma, ci siamo. E quindi la posizione sul flauto. Flauto potrebbe essere poi successivamente pianoforte, chitarra, quello che volete, ma comunque il ritmo è sempre questo, batteria, quello che volete. Ma sempre questo è. Mi raccomando, buono studio, abbiate tanta pazienza, piccoli passi e vedrete che sarete eccezionali. Buono studio!